Ed eccoci qui, buongiorno e buon martedì 19 maggio. Come per magia mi sono trasportata dagli studi di Sei a Casa agli studi di Sei in Festa. Ringrazio ancora Elisabetta Gallina per avermi ospitato, per aver parlato appunto del nostro concorso Canoro Non ho l'età, che vi ricordo è in prossimità, abbiamo i provini il mese prossimo, ma la serata sarà in ottobre. Allora iscrivete i vostri ragazzi, se conoscete qualcuno, passate parola. Ma iniziamo subito questo martedì perché è davvero ricco. Verranno a trovarci anche gli amici di Vini in Pentola della Festa del Risotto, che ci racconteranno un po' di novità. Ma partiamo subito con la musica. Arriva l'orchestra Gabris con Io e Te e subito dopo Rossella Ferrari con La vita è. Vi auguro un buon martedì. Si avvicina ma sei, e mi avvolge il tuo profumo, e sei già dentro di me. La carta vincente e la carta perdente, ma una grande partita va giocata con arte, importante il tuo tanto, le dita, non è solo questione di carte, la vita. E se a volte ti senti quel Dio, l'importante è avvertirlo tu solo. E se un giorno ti senti finito, non scoprire le carte del gioco. La vita è, la vita.
tavolo da gioco micce. Se sbaglierai ti insegnerà, è una maestra che da sempre alla sua età ti dà l'amore, quell'amore che non hai avuto mai, con i dubbi e le paure che affrontare tu dovrai, come l'ultimo sipario che un applauso ti farà, questa vita è la tua vita. L'estate stanotte che ti bussa alle porte e le stelle che vedi sono già da ogni parte, sono fiamme di cielo, di sconfitte, di glorie, fanno parte di te e di tante altre storie. E se a volte ti senti quel Dio, l'importante è capirlo tu solo. E se un giorno ti senti tradito, non scoprire le carte del gioco. La vita è, la vita è la compagna che è dentro di te. Se sbaglierai ti insegnerà, è una maestra che da sempre alla sua età ti dà l'amore, quell'amore che non hai avuto mai, con i dubbi e le paure. E anche se siamo inizio settimana, gli appuntamenti danzanti non sono mai abbastanza, allora prendete appunti, scegliete dove andare a ballare questa settimana. Dancing Pica lo trovate in via Salisburgo 10 in Zai Verona. Per info 347-822-8414. Martedì 19 maggio si balla con Tiziano Tonelli. Giovedì 21 Susanna Pepe. Domenica 24 Oscar e Mary. Circolo 7 Notte lo trovate in via Annata 18 a Settimo di Pescantina, Verona. Sabato 23 maggio si balla con Martino. Serinfest cerca nuovi talenti. Se hai tra i 10 e i 20 anni e ti piace cantare, iscriviti alle selezioni del concorso Canoro Non ho l'età. Per info 339-56-67159 oppure scrivici a serinfesta@hotmail.it. Il protagonista della quinta edizione potresti essere tu. Discoteca Nevada, la trovate a Terrosa di Roncà, Verona. Per info densinevada.it. Giovedì 21 Oscar e Mary Band. Venerdì 22 Claudio Piazzolla. Sabato 23 Orchestra Las Vegas. Domenica 24 solo la sera Gigi Corradi. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con specialità di mare, carne alla brace, lesso peara e ottime pizze. Sagra di Primavera, Pozzo di San Giovanni Dupatotto, Verona. Martedì 19, gran finale con l'orchestra di Giacomo Zanna. Stand gastronomico e coperto, pista d'acciaio, pesca di beneficenza, Luna Park, ingresso libero. Volete mangiare una pizza speciale? Provate la Pizzeria Paradiso. Pizza al metro per tutti i gusti. Vasta scelta di birre artigianali italiane ed infine ottimi dessert. Ricordiamo che alla Pizzeria Paradiso funziona un ottimo forno a legna da oltre 25 anni, tranne il lunedì che è il giorno di chiusura. Pizzeria Paradiso, a Roncanova di Gazzo Veronese in via Roma. 69esima edizione Festa del Riso Vidimpenta. Si parte giovedì 4 giugno con l'orchestra di Ruggero Scandiuzzi. Venerdì 5 Matteo Tarantino. Sabato 6 Radio Picco. Domenica 7 Daniele Cordani Orchestra. Giovedì 11 Jonathan e Gianni Dego. Venerdì 12 si balla con l'orchestra di Pietro Galassi. Sabato 13 DJ Iano. Domenica 14 Orchestra Musica Viva. Giovedì 18 Orchestra Renzo Biondi. Venerdì 19 Mariana Lanteri. Sabato 20 serata latinoamericano. Domenica 21 Frank David Band. Stand gastronomici, specialità risotto alla Vimpentese. Festivi aperti anche a mezzogiorno.
In via Vittorio Veneto 24 a Bovolone vi aspetta la trattoria Pane e Vino. In un ambiente accogliente e familiare, da 15 anni offre cucina tradizionale, pasta e dolci fatti in casa, speciali risotti e ottimi filetti. Nelle due sale interne e giardino estivo sono ideali per pranzi di lavoro e cena in compagnia. Imperdibile l'appuntamento del venerdì sera con selezione di salumi umbri accompagnati da formaggi e vini selezionati. Novità 2015, cucina da sporto e vendita prodotti di produzione propria. La cortesia dello staff Pane e Vino vi aspetta tutti i giorni, tranne mercoledì sera e giovedì. Per info e prenotazioni telefonate al numero 328 97 15 529 oppure 045 710 1195. Dal 21 al 25 maggio, sagra di San Zeno di Mozzecane, Verona. Giovedì 21 si parte con Roberta Band. Venerdì 22, Jonathan e Gianni Dego. Sabato 23 si balla con l'orchestra di Micaela e Magnifici. Domenica 24, Francesca Manfrini. Lunedì 25, serata brasiliana con il gruppo Carioca Dance. Estrazione lotteria e finale a sorpresa. Stand gastronomici, Luna Park, ingresso libero. Z Live presenta presso il Gran Teatro Geox di Padova venerdì 22 maggio alle 21.30 RAF in concerto. Prevendite abituali. Organizzare manifestazioni ed eventi. Promuovere e valorizzare le attività artistiche, culturali, ricettive e sociali, riuscendo a coinvolgere sempre più residenti e turisti nel proprio territorio, è un valore aggiunto all'economia italiana. Il noleggio delle strutture per manifestazioni, affidalo a Franzini, franzini.info. Inizia una ricca stagione in questa primavera estate anche per l'orchestra di Pietro Galassi. Noi ce lo ascoltiamo con il brano Veleno, se volete ascoltarlo in qualche serata seguite i nostri appuntamenti consigliati. Ma ora spazio alla musica. Dentro te, nel corpo e nella mente un vortice.
Ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, tra poco saremo qui con i nostri ospiti. Non cambiate canale. Ed eccoci qui anche in questo martedì, prontissimi per accontentare alcuni dei nostri telespettatori. Allora salutiamo il signor Gianni di San Giovanni Lupo Toto, al quale dedichiamo il brano Se avessi ali, cantato da Katia Belli. E subito dopo arriva Marco e Niagara. Se avessi ali volerei per arrivare fino a te, ti stringerei in un caldo abbraccio e poi mi spoglierei solo per te. Sarà quest'aria che respiro tra noi che accende a fondo i sensi miei. Se fossi acqua ti berrei e lentamente impazzirei. Tu mi imprigioni con un gesto ed io mi sento persa accanto a te. Mi dici cose che non hai detto mai, son disonesti i baci tuoi. Ti porterei in un mondo solo per noi e una bugia mi inventerei. E al tuo risveglio tutto non svanirà e accanto a te mi troverai. Abbracciami, difendimi, son la tua donna, fai di me ciò che un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. Eccone una che non sai, ecco il mio modo di parlarti d'amore. A te che cerchi di capire e che provi a respirare. Sai bene dove sei e non ti importa che sei in fondo, lo sai che ti manca qualcosa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io in questa stanza d'albergo a dirci che un'altra immagine di te, un nuovo modo di pensare le cose. E tra quelle che non sai, anche il mio modo di parlarti d'amore, d'amore. A te che temi la sconfitta,
ma che cerchi di salvare quel che resta, quel che resta. E sai che non ti volterai, che non ti nasconderai sempre dietro all'ennesima scusa, la stessa. Amami ora come mai, tanto non lo dirai, è un segreto tra di noi, tu ed io soltanto il fuoco e le fiamme, a dire che stiamo solo facendo sesso. Tu amami ora come mai, tanto non lo dirò, è un segreto tra di noi, ma vorrei soltanto tu. Serin Festa è visibile sul canale 16 di Telearena, ma puoi seguirci anche tramite il nostro sito web. Scopri come. Dal motore di ricerca cliccate www.carlettispettacoli.it. Vi si aprirà direttamente la nostra pagina web. Dall'icona Serin Festa accederete alla pagina Facebook, dove troverete foto, curiosità, anteprime della nostra trasmissione. Dal sito telearena.it potrete seguirci in streaming cliccando diretta. Se avete perso qualche puntata, la troverete sul nostro canale YouTube Carletti Spettacoli, dove verranno caricate interamente. Infine, su Contatti ed Eventi potrete trovare i nostri recapiti e gli eventi settimanali aggiornati. Seguiteci! Serin Festa cerca nuovi talenti. Se hai tra i 10 e i 20 anni e ti piace cantare, iscriviti alle selezioni del concorso Canoro Non ho l'età. Per info 339-56-67-159 oppure scrivici a serinfesta@hotmail.it. Il protagonista della quinta edizione potresti essere tu. Volete mangiare una pizza speciale? Provate la Pizzeria Paradiso. Pizza al metro per tutti i gusti. Vasta scelta di birre artigianali italiane ed infine ottimi dessert. Ricordiamo che alla Pizzeria Paradiso funziona un ottimo forno a legna da oltre 25 anni, tranne il lunedì che è il giorno di chiusura. Pizzeria Paradiso, a Roncanova di Gazzo Veronese in via Roma. Organizzare manifestazioni ed eventi. Promuovere e valorizzare le attività artistiche, culturali, ricettive e sociali, riuscendo a coinvolgere sempre più residenti e turisti nel proprio territorio, è un valore aggiunto all'economia italiana. Il noleggio delle strutture per manifestazioni, affidalo a Franzini. Franzini.info. In via Vittorio Veneto 24 a Bovolone vi aspetta la trattoria Pane e Vino. In un ambiente accogliente e familiare, da 15 anni offre cucina tradizionale, pasta e dolci fatti in casa, speciali risotti e ottimi filetti. Nelle due sale interne, giardino estivo, sono ideali per pranzi di lavoro e cene in compagnia. Imperdibile l'appuntamento del venerdì sera con selezione di salumi umbri accompagnate da formaggi e vini selezionati. Novità 2015, cucina da asporto e vendita prodotti di produzione propria. La cortesia dello staff Pane e Vino vi aspetta tutti i giorni, tranne il mercoledì sera e il giovedì. Per info e prenotazioni telefonate al numero 328-9715-529 oppure 045-710-1195.
E come preannunciato, in questo martedì sono in compagnia, in buona compagnia, anche perché qui i profumi veramente non mancano nel nostro studio. Diamo un benvenuto a una piccolissima parte del comitato di Villimpenta, precisamente Villimpenta, capitale del risotto, per la 69esima edizione. Salutiamo il presidente Roberto, alla sua sinistra il vicepresidente Claudio e Mauro il tuttofare. Questo è un piccolo gruppo, vero Roberto? Ma quanti siete? Siamo oltre 200 volontari, sì, senz'altro. Anche quest'anno si ripeteranno i nostri volontari che, come tutti gli anni, hanno contribuito e senza di loro non riusciremmo a fare questa grossa manifestazione. Parliamo di volontari perché sono tutte persone che hanno il loro lavoro e durante queste feste, questa festività, ma non è un giorno, sono 4 settimane, no, e 3 settimane da 4 giorni, volevo dire. Dunque un bel impegno anche per tutto il paese. Sicuramente. Probabilmente porteranno via anche spazio alle loro famiglie, ma quindi diciamo. Sono da ringraziare. Sono da ringraziare a fine festa, magari con un risotto tutti insieme. Magari, vediamo. O siete stufi di vederlo? No. A noi il risotto va sempre bene. Bene, perfetto. Allora Roberto, tu sei per il primo anno a capo di questa truppa? Sì, da quest'anno per la prima volta sono stato nominato a ottobre, quindi una nuova esperienza, cerchiamo di mantenere la nostra festa ad altissimo livello, come qualcuno l'ha definita, è la Ferrari delle manifestazioni della provincia di Mantova. Bello, ci piace questo paragone. Sono 3.000 metri di struttura. 3.000 metri di struttura. Sì, certo. E 2.500 posti a sedere, dunque si accontenta sicuramente un po' di gente. Grande spazio per il ballo, l'abbiamo gratuito, tutte certo. le sere. Giustamente, con le nostre orchestre. Con le vostre e le nostre orchestre. Ok. Le orchestre di tutti, certo, insomma. Certo. Giustamente si parla qui di gastronomia, perché la gastronomia è il fiore all'occhiello di questa festa. Si parla di risotto alla Villimpentese, che è una specialità. Oggi vedete che abbiamo qualche prodotto tipico anche qui nel nostro studio, ma non solo, perché in quest'anno qualche miglioria è stata fatta. È stato aggiunto qualche piatto, giusto Roberto? Sì, abbiamo cambiato qualche piatto, mm-hmm. ma non molto, diciamo. Abbiamo un po' aggiunto quest'anno il petto di pollo, che ci sembra più adatto per le famiglie di bambini e quant'altro, insomma. Certo, perfetto. Si parte il 4 giugno con l'orchestra di Ruggero Scandiuzzi, si prosegue con Matteo Tarantino e si va avanti fino al 21 giugno, si conclude con Frank David. Per il programma dettagliato lo vedete qui alla mia destra, ma tutti i giorni a Sera in Festa sapete che nei nostri appuntamenti consigliati vi diciamo giorno per giorno dove andare a ballare questa sera. Dunque saprete ogni giorno dove andare a Villimpenta e chi ci sarà proprio quella sera. Si parla di musica da ballo liscio, ma non solo, ci sarà anche la serata con DJ Iano, con Radio Picco e anche la serata del latino americano, dunque si accontentano un po' tutti i gusti. Ma non solo i ballerini che verranno a Villimpenta saranno accontentati, perché sappiamo esserci anche degli eventi paralleli sia al castello che nei locali in castello zona. E anche lungo tutta la nostra piazza avremo quasi tutte le sere degli eventi collaterali. Perfetto, dunque anche dei bar, karaoke, piuttosto che DJ, piuttosto che ballo, scuola di danza, scuola di musica e esibizioni varie, esatto. Insomma un bel paese attivo e vivo in questa festa. E ricordiamo inoltre che l'apertura degli stand, oltre alle serate, sarà aperta nei giorni festivi anche a pranzo. Sì, certamente, a mezzogiorno pranzo per tutti, per tutte le famiglie, per i commercianti che frequentano il nostro mercato domenicale, uh-huh. sempre aperto. Ma ci sarà anche un mercato speciale? C'è anche un mercato contadino, lo chiamano la natura amica uh-huh. durante questa festa, una domenica probabilmente in castello. Perfetto, dunque un mercato ancora più ricco proprio per l'evento sicuramente. Bene, poi non mancheranno sicuramente le mostre. Mostre in castello, sempre di quadri e di pittori, e so che il nostro assessore si è dato da fare per portare questi eventi in castello. In castello, quindi il castello sarà sempre aperto e visitabile. Sempre aperto. Bene. Sempre aperto. Bene, degli eventi abbiamo un po' detto tutto, ma parliamo un po' dei piatti, insomma qui abbiamo il padrone di casa. Chi fa questo risotto? Chi è il boss? Il boss non è qui con noi. Non è qui con noi, ma lo salutiamo. Purtroppo per questione di lavoro non ha potuto intervenire. Claudio che diciamo il nostro master risottaio principe. È l'esperto, certo. Avrà i suoi segreti per fare questo ottimo risotto, insomma. Chiaro. E per quanto riguarda il pisto?
Per quanto riguarda il pisto, quest'anno abbiamo la ditta Magri di Vino in Penta, che è un fornitore storico, certo, della festa, per cui abbiamo qui alcuni prodotti mm-hmm, che ci ha prestato per questa dimostrazione. Certo, il tutto innaffiato da ottimo vino, insomma ottima musica, ottima cucina, che dire. Accorrete numerosi a Villa in Penta, ampio parcheggio. Sì, sicuramente, quest'anno ci sarà un parcheggio gratuito, per cui non è a pagamento, ma vediamo di dare disposizione di questo terreno che è limitrofo alla nostra festa. Perfetto, vi ricordo le date: dal 4 al 21 giugno, 4 giorni per 3 weekend. Per il programma dettagliato seguite Serie in Festa. Io vi auguro un buon lavoro a voi e agli altri 197 volontari. Tutti quanti. Grazie, grazie a voi e grazie ai nostri amici che verranno a trovarci per degustare il nostro risotto tipico di Villa in Penta. Grazie. Grazie a lei. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Ed eccoci qui, ben entrati nei nostri studi. Ringraziamo i nostri ospiti, vi invitiamo nuovamente ad accorrere numerosissimi alla festa del risotto a Villa in Penta. Ottima cucina e naturalmente ottima musica con le nostre orchestre. E a proposito di orchestre, domani qui nei nostri studi un grandissimo ritorno. Arriverà il nostro amico Frank David, non perdetevi l'appuntamento. Nel frattempo ci ascoltiamo questa sua bellissima canzone. Profumo dolce della pelle sua e una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei il mio amore per sé. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Grande amore. Dancing Pica lo trovate in via Salisburgo 10 in Zai Verona. Per info 347-822-8414. Martedì 19 maggio si balla con Tiziano Tonelli. Giovedì 21 Susanna Pepe. Domenica 24 Oscar e Mary. Circolo 7 Notte lo trovate in via Annata 18 a Settimo di Pescantina, Verona. Sabato 23 maggio si balla con Martino.
Discoteca Nevada, la trovate a Terrosso di Roncà, Verona. Per info densinevada.it. Giovedì 21 Oscar e Mary Band, venerdì 22 Claudio Piazzolla, sabato 23 Orchestra Las Vegas, domenica 24 solo la sera Gigi Corradi. Il ristorante Pizzeria Il Cacciatore vi aspetta con specialità di mare, carne alla brace, lesso operà e ottime pizze. Sagra di Primavera, Pozzo di San Giovanni Dupatotto, Verona. Martedì 19, gran finale con l'orchestra di Giacomo Zanna. Stand gastronomici e coperto, pista d'acciaio, pesca di beneficenza, Luna Park, ingresso libero. 69esima edizione Festa del Riso Vinimpenta. Si parte giovedì 4 giugno con l'orchestra di Ruggero Scandiuzzi, venerdì 5 Matteo Tarantino, sabato 6 Radio Picco, domenica 7 Daniele Cordani Orchestra, giovedì 11 Jonathan e Gianni Dego, venerdì 12 si balla con l'orchestra di Pietro Galassi, sabato 13 DJ Amo, domenica 14 Orchestra Musica Viva, giovedì 18 Orchestra Renzo Biondi, venerdì 19 Mariano Lanteri, sabato 20 serata latinoamericano, domenica 21 Frank David Band, stand gastronomici, specialità risotto alla Vinimpentese, festivi aperti anche a mezzogiorno. Dal 21 al 25 maggio Sagra di San Zeno di Mozzecane, Verona. Giovedì 21 si parte con Roberta Band, venerdì 22 Jonathan e Gianni Dego, sabato 23 si balla con l'orchestra di Micaela e Magnifici, domenica 24 Francesca Manfrini, lunedì 25 serata brasiliana con il gruppo Carioca Dance, estrazione lotteria e finale a sorpresa, stand gastronomici, Luna Park, ingresso libero. Z Live presenta presso il Gran Teatro Geox di Padova venerdì 22 maggio alle 21.30 RAF in concerto, prevendite abituali. Serinfesta è visibile sul canale 16 di Telearena, ma puoi seguirci anche tramite il nostro sito web. Scopri come. Dal motore di ricerca cliccate www.carlettispettacoli.it. Vi si aprirà direttamente la nostra pagina web. Dall'icona Serinfesta accederete alla pagina Facebook, dove troverete foto, curiosità, anteprime della nostra trasmissione. Dal sito telearena.it potrete seguirci in streaming cliccando diretta. Se avete perso qualche puntata, la troverete sul nostro canale YouTube Carletti Spettacoli, dove verranno caricate interamente. Infine, su Contatti ed Eventi potrete trovare i nostri recapiti e gli eventi settimanali aggiornati. Seguiteci! E termina così questo ricchissimo martedì. L'appuntamento con Serinfesta è sempre domani mattina alle 11.15. Vi ricordo che dal mese prossimo saremo in replica anche alle 17.45 del pomeriggio. Allora, tre repliche di Serinfesta. Veramente tantissima musica nel palinsesto di Telearena. Gli ultimi due brani di oggi: arriva Penna Nera, interpretato dall'orchestra di Luca Canali, dalla voce di Legna, e subito dopo Genio e Pierrot con la divertentissima La Borraccia. Vi aspetto domani mattina. Pomeriggio, ma sembra l'alba, il sole che si affaccia da una roccia, illumina il mio nido, il volo mi alzerò e questo cielo azzurro abbraccerò tra le mie. Il monte Grappa.
mai piegate le stanche spalle, ma forte tieni in mano il tuo bastone, che come una bandiera nel vento si alzerà ed un cannone ancora risuonerà. Tra queste saluta con la mano guardandomi nel blu. Porti un cappello e una perla nera, ti rivedo mio vecchio albino, porti a casa un ricordo lasciato in bicicletta, per mandar via la panzetta. Quando io sono in salita, attacco alla borraccia. Quando il sol è sul leon, a me mi spaga il cabezon. Con acqua e sal, mineral, nella borraccia mi passa tutto il mal. Pero yo voy a far l'amor, contigo mi pasión. Sí, señor, cuando yo soy en discesa, de la borracha tengo la cerveza. De la borracha no tengo agua, ma la cerveza por la mi cabeza. Pero me gira el cabezón, cuando me cala el ocho el sudor. Nella borraccia non tengo agua, ma la cerveza por la mi cabeza. Pero yo voy a far l'amor, contigo mi pasión. Sí, señor. No, señor, quando io sono in pianura, mi guardo intorno e sueño un'avventura. Quando io sono in salita, mi attacco alla borraccia. Quando io sono arrivato, mi sento il cul muy affaticato. Así che io non vado a spese, nella borraccia tengo il sangiovese. Pero io voy a far l'amor, contigo mi pasión. Sí, señor. No, señor.